Ben ritrovati con l'edizione pomeridiana del TGL News. Viaggiava sulla strada che collega Gragnano a Campremoldo quando in località Castelbosco un uomo di 87 anni alla guida di un furgone ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada. L'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto grazie al lavoro dei vigili del fuoco. L'87enne ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato all'ospedale dall'ambulanza del 118 per accertamenti. La dirigenza di Amazon è pronta a riprendere il confronto sindacale sulla situazione interna al maxi stabilimento di Castel San Giovanni. Lo ha comunicato il Ministero del Lavoro al termine dell'incontro avvenuto questa mattina. Il confronto, che ha vissuto momenti di grande tensione nelle ultime settimane, riguarda le condizioni lavorative e contrattuali dei lavoratori di Castel San Giovanni. Il genocidio del mese di dicembre ha lasciato ferite profonde nel territorio piacentino e Distribuzione, società del gruppo Enel, gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, ha però annunciato un piano di investimenti per migliorare la rete elettrica e renderla più resistente agli eventi meteorologici. Bobbio, Coli, Farini e Bettola, da questi comuni partirà il piano di interventi per il rinnovamento degli impianti. Si tratta di un investimento complessivo di 2 milioni di euro. Chiudiamo parlando del meteo. Dopo un gennaio con temperature sopra la media del periodo, il secondo mese dell'anno si apre con una perturbazione artica che dal tardo pomeriggio di domani porterà precipitazioni nevose nella zona pedemontana e montana del territorio piacentino. Non è escluso che la neve possa arrivare anche in città, ha affermato l'esperto di meteovalnure.it Vittorio Marzio, ma la perturbazione colpirà soprattutto la parte orientale dell'Emilia Romagna, dunque la nevicata interesserà prevalentemente Bologna, Modena e Reggio Emilia. Da alcune ore nel frattempo nevica oltre i 1400 metri. Per questa edizione è tutto, il TGL News torna come sempre alle 18, ma l'informazione continua sul nostro sito liberta.it.